de 23 litros de leche por día. Toda esa leche cuesta mucho dinero. Es por eso que los elefantes tienen auspiciantes y eso a su vez hace que tengan nombres muy empresa de hormigón. Io devo sempre ringraziare il maestro perché sempre quando porto alghe per trovarlo e c'è una mano, no? Certo. Mi usa perché anche l'altra gente che stia conmigo già in piazza da qualche strano. Mira, ora tu si sacca la terra allo slato, no? In modo che si possa tagliare. C'è una bella spina, si leva. Poi si comincia a tagliargli la testa, così. E basta. Vedi? Taglia così. Quando è tagliato gli si rimette la terra, perché fra 6 mesi questo ricomincia a rifare la testa. Si tolgono tutti questi peli? Sì. Perché contengono? Strichnina. Quindi è molto importante levarli qui. Tutti. Lui, levandogli la cascara, questa che c'ha... Questa, vedi? Secca. Si leva così e questo dandogli una sciacquatina è già pronto. Bisogna masticarlo il possibile perché tu assorba tutti gli alcaloidi, che poi l'unico più attivo è la mescalina, quella che ti dà forza per stare sveglio, per camminare nel deserto con questo sole, ti fa passare la fame e la sete. A me mi piace anche preservare il peyote, non cottando molto, e mangiare quello che ti serve e basta.